Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. È meglio fare tanti chilometri lenti o pochi ma di qualità? O un mix delle due cose? Come si possono ripartire i chilometri di qualità, quelli delle ripetute, nel corso della settimana? Insomma, come si fa a distribuire e ripartire tutto il chilometraggio settimanale? Sono domande comuni un po' a tutti noi runner, ed oggi, nel mio piccolo, provo a fare un po' di chiarezza. Gestire il chilometraggio non significa prendere chilometri e distribuirli a casaccio nel nostro calendario, ma significa modellare le uscite giornaliere tenendo conto di allenamenti lunghi, di giorni di recupero e di lavori di qualità. Partirei da un principio, quello secondo me fondamentale, che è valido soprattutto per le lunghe distanze, ma è assolutamente attuabile anche per chi vuole preparare competizioni più brevi, come ad esempio una 10 km. La quantità porta alla qualità. E qui prendo in prestito, letteralmente, un pezzetto di una puntata di Strategia Digitale, il podcast bellissimo, consigliatissimo, di Giulio Gaudiano. Lui, in quella puntata specifica, si riferiva al fare podcast, ma il principio è esattamente lo stesso. E quindi io ti chiedo di passare, di cambiare il tuo punto di vista dal vedere questa bilancia con quantità e qualità, una dalla parte, una dall'altro, a immaginare che la quantità porta la qualità. Prova a vederla così: più quantità uguale più qualità. Ringrazio ovviamente Giulio Gaudiano, che ho contattato privatamente e al quale ho chiesto di poter inserire questo pezzettino nel mio podcast. Non credo che il mio ringraziamento gli farà pubblicità, perché è lui il gigante in questo caso. Comunque mi sono sentito in dovere di chiedere il permesso. Lo ringrazio e vi consiglio assolutamente di dare un'ascoltata a Strategia Digitale. Tornando allora al running, però, perché la quantità porta alla qualità? Perché tendenzialmente più chilometri si fanno e più si tende a correre meglio. Le performance fondamentalmente migliorano. Riuscire ad aumentare il numero di chilometri settimanali fatti, anche a ritmo lento, è importante, anzi, secondo me è proprio la base per migliorare. Me ne sono reso conto personalmente quando preparavo la maratona e che quindi avevo un numero di chilometri settimanali per me mai raggiunto prima e, per i miei standard data passione, tutti gli allenamenti che facevo in quel periodo e che ho fatto anche successivamente sono andati sicuramente meglio. E ho raggiunto velocità che non credevo di poter raggiungere, nonostante che siano lontanissime da quelle di un livello accettabile o buono, perlomeno. Tuttavia, fare solo chilometri di corsa lenta non basta. È giusto anche andare ad inserire gli allenamenti di qualità nel corso della settimana. Per qualità, giusto per fare un minimo di chiarezza, intendo allenamenti che possono essere ripetute, corte o lunghe, oppure fartlek. Però lo so benissimo che non è facilissimo ripartire correttamente il chilometraggio. Come sempre, le cose cambiano da persona a persona, lo dico in ogni puntata ormai. E le cose cambiano non solo in quello, dal livello di preparazione, dallo stato di forma che si ha, dai tanti altri aspetti soggettivi, ma anche da cosa poi si sta preparando nello specifico. Perché comunque preparare una maratona è diverso che preparare una 10 km, che è diverso da un ultra e così via. Comunque i principi fondamentali restano più o meno validi in ogni caso. Per cui quest'oggi, oltre al mio principio fondamentale della quantità che porta alla qualità, darò altre linee guida da seguire. Nulla di assoluto però, perché ognuno deve adattare, come sempre, con intelligenza gli allenamenti alla propria situazione. Il primo punto è quello del 80-20, che ho mutuato io personalmente un po' dal principio di Pareto. Magari qualcuno di voi ha studiato business, marketing, economia e sa di cosa parlo. Nella sostanza lo adattiamo alla corsa così: l'80% più o meno dei chilometri settimanali sono quelli lenti, mentre solo il 20% all'incirca, come sempre, è quello degli allenamenti di qualità, dei ritmi medi, dei fartlek, delle ripetute.
Ovviamente la percentuale cambia, potrebbe essere 70-30, però in linea di massima è così. La maggior parte della corsa settimanale che si fa è quella della corsa lenta, del lento rigenerante. Secondo punto che mi sento di consigliare è il calendario flessibile, chiamiamolo così. Consiste nell'impostare il proprio allenamento in modo intelligente, visto che noi non siamo dei professionisti, ma anche lo fossimo secondo me dovremmo fare così, perché abbiamo impegni, c'è la giornata che non abbiamo tanto tempo a disposizione, oppure nel quale siamo particolarmente stanchi. Insomma, se in una settimana sappiamo di avere un lungo, per esempio, un allenamento di ripetute, un allenamento di ritmo medio e tanti altri allenamenti di corsa lenta, non impostiamoli per forza lunedì questo, martedì quest'altro, mercoledì quest'altro, ma sappiamo noi che dobbiamo fare questi allenamenti in settimana. Poi decideremo anche al giorno stesso se fare quel giorno l'allenamento più di qualità o se invece al contrario, sentendoci stanchi, preferiamo fare un allenamento che sia rigenerante. Decidiamo in base al proprio stato di forma di quel momento e dei segnali che ci dà il nostro fisico. Se all'inizio avevamo pensato che il martedì ci dovevano essere le ripetute, ma il martedì ci svegliamo e siamo distrutti, stiamo stanchissimi o stiamo male o abbiamo degli impegni, qualsiasi altra cosa, non è che non facciamo le ripetute questa settimana, le facciamo il giorno dopo, due giorni dopo. Quindi il calendario secondo me è flessibile, si sanno in settimana quali sono gli allenamenti da svolgere, ma ce li possiamo giostrare intelligentemente nei vari giorni a nostra disposizione. Terzo punto, dare la priorità agli allenamenti indispensabili, come può essere ad esempio il lungo per chi si allena per una mezza o per una maratona. Cosa significa nello specifico? Significa che se devo sacrificare degli allenamenti per qualche motivo, non devo sacrificare quelli più importanti. Fossi costretto per qualsiasi motivo a saltare degli allenamenti, io per esempio di solito ne faccio 4 o 5 a settimana di uscite, ma se una settimana non riesco e devo farne solo 3, cercherei di allenarmi facendo semplicemente il lungo, un allenamento di qualità come minimo, invece che fare quei 3 allenamenti solo 3 uscite di corsa lenta da 7 km. Inoltre, quando si va proprio a impostare tutto il calendario, secondo me i primi allenamenti da scrivere nel filetto Excel sono proprio quelli dei lunghi o degli allenamenti più impegnativi. Poi gli altri sono un po' il contorno, per quanto siano assolutamente importantissimi. Quarto punto, separare i giorni più difficili tra loro. A meno che la cosa non sia voluta, cioè i runner più esperti possono decidere di fare un allenamento di gran difficoltà il giovedì e poi il venerdì uscire per un altro allenamento di qualità e poi magari il sabato farsi il lungo. Però noi tappascioni non dobbiamo farlo. Questa è una cosa che bisogna fare quando si sa veramente cosa si sta facendo e quando si conosce a menadito il proprio corpo e quello che può dare. In generale, la linea guida che mi sento di dare è di fare gli allenamenti di qualità distanziati tra loro e anche il lungo, magari non il giorno dopo le ripetute, per esempio. Quindi sì al calendario flessibile, però anche con intelligenza, cercando in qualche modo di fare a inizio settimana, per esempio, un allenamento di qualità, magari un altro a metà e poi alla fine il lungo, tanto per fare un esempio. Cerchiamo comunque di non farli in giorni consecutivi. Quinto punto, quello di distribuire i chilometri intelligentemente. Abbiamo 7 giorni in una settimana. Cerchiamo, se possibile, di distribuire in modo equo ed intelligente tutti i chilometri. Anche qua, salvo casi particolari, non c'è motivo di fare tantissimi chilometri, per esempio per 2 giorni consecutivi, e poi non fare niente gli altri giorni. Anzi, creare uno squilibrio eccessivo tra i chilometraggi e anche tra l'intensità degli allenamenti stessi della settimana può faticarci senza valido motivo ed aumentare il rischio di infortuni. Per cui non fate un allenamento da 25 km e il giorno dopo uno da 15, a meno che veramente non siate dei runner esperti. Il lungo fatelo, poi magari il giorno dopo o non fate niente oppure fate un giorno con una corsetta lenta rigenerante. Quindi i chilometraggi cercate di giostrarveli bene, di distribuirli in modo piuttosto equo durante i giorni della settimana. Sesto punto, contate anche le giornate di cross training, chiamiamole così. Quindi il potenziamento, la core stability, oppure anche il ciclismo o lo yoga. Calcolate nel vostro calendario anche tutte le altre attività, che non sono però esattamente la corsa, ma che magari ci ruotano attorno.
tutte queste tipologie di allenamento vanno comunque considerate, perché un bel allenamento da 45-50 minuti di potenziamento è particolarmente impegnativo. Per esempio, metterlo il giorno stesso nel quale si fanno le ripetute non ha senso, ci va a stancare eccessivamente. Considerate anche questo aspetto. Mettete le ripetute il martedì e il potenziamento magari il giovedì. Spero di essermi spiegato. E insomma, non metteteli attaccati o addirittura il giorno stesso. Settimo ed ultimo punto, sperimentate ed adattate pian pianino in base alla vostra esperienza. Queste tabelle non sono incise nel marmo per sempre, non sono le tavole della legge. Continuate a sperimentare quindi ed adattatele le tabelle in base alle vostre sensazioni che ricevete nel momento, ma anche alle esperienze passate. Se sapete che il vostro fisico può sopportare solo 4 allenamenti settimanali perché sennò vi si infiamma qualcosa o cose di questo tipo, fatelo. Anche a dispetto di tabelle che potreste trovare su internet, ad esempio, dove gli allenamenti settimanali sono 5. Esempio scemo, ma spero sia stato utile per chiarirvi le idee. Usate la vostra esperienza passata e salite sempre gradualmente. Anche questa è una cosa che ricordo spesso, ma che è assolutamente importante. Ditemi un po' poi come gestite voi i vostri allenamenti settimanali. Contattatemi su Telegram al mio account personale @LorenzoMaggiani, che è il canale che preferisco. Fatelo in modo sia scritto che messaggino audio. Oppure contattatemi via mail o sui social network. Come sempre trovate tutti i vari recapiti nelle note dell'episodio. In più, per i social, se vi va di seguirmi, mi fa sicuramente piacerissimo. Sempre per restare in ambito Telegram, vi ricordo che c'è il canale, al quale vi consiglio caldamente di iscrivervi. Lo trovate cercando Da 0 a 42 nella ricerca di Telegram, oppure cliccando sul link che trovate anche lui nella descrizione dell'episodio. Il canale vi serve per estendere la vostra esperienza con questo podcast, non limitandola solo all'ascolto delle puntate, ma dandoci qualcosa in più, che sia più personale, più vivo, più fotografico se vogliamo. Infatti nel canale inserisco notizie, aggiornamenti, qualche considerazione, fotografie ed in generale tutto ciò che reputo possa essere interessante per voi, ovviamente a tema running, lo vado a inserire lì dentro. Lasciatemi poi una bella recensione a 5 stelline su Apple Podcast, oppure un like su Spreaker o quello che volete in base alla piattaforma che vi permette di farlo. E condividete questa e le altre puntate con chi secondo voi potrebbe essere interessato all'argomento. Infine vi invito a farvi una foto mentre state ascoltando queste puntate e a condividerle sui social, magari taggandomi. In questo modo farete un po' girare la voce su Da 0 a 42 e mi date sicuramente una mano. Io sarò contentissimo e perché no, condividerò io stesso le vostre storie. Direi che per oggi è davvero tutto. Cari runners, imparare a gestire il chilometraggio e i nostri allenamenti settimanali è sicuramente importante. Ci sentiamo alla prossima puntata.